Può sedersi, prego. Ok, ho qua la sua cartella clinica, quindi sto solo tutti i suoi dubbi. Anzitutto quello che deve sapere è che questo è un controllo di routine, è abbastanza semplice, non esiste nessuna preparazione prima, quindi può rilassarsi, stare tranquillo e soprattutto è indolore, cioè lei non proverà dolore mai in questo controllo che gli farò, va bene? Forse qualche fastidio magari, ma niente di doloroso. Sto scherzando, veramente si fidi di me, non proverà nessun dolore, va bene? Ok. Allora, come mai fa questo controllo? Ah, le serve per un nuovo lavoro, ho capito. Cosa deve fare di preciso? Capisco. Eh sì, ci vuole tanto equilibrio per fare questi tipi di lavoro, quindi è normale che l'azienda le abbia chiesto un controllo. È molto normale, di routine, quindi non si preoccupi. Anche perché ha bisogno di un buon equilibrio, di una buona vista, udito in genere. Quindi qua faremo un controllo di tutti i nervi cranici abbastanza approfonditi. Allora, le spiego, noi possediamo 12 paia di nervi cranici, va bene? Quindi sono in totale 24. E oggi andremo pian piano a controllare uno per uno. Quindi io ti guiderò in questo percorso e ti dirò cosa farò in ogni step, così magari sei più tranquillo, più rilassato. Va bene? Ok, benissimo. Quindi devo mettere tutto qua in ordine, sia le schede che devo compilare per il tuo caso e anche i risultati. Un po' di caffè, no, va bene, giusto così. Iniziamo allora con il primo nervio cranico, in questo caso è l'olfato, va bene? Allora, praticamente l'olfato è quello che invia gli impulsi sentiamo tramite l'odore al nostro cervello. È più o meno quello che ti fa capire se il cibo che ha fatto la mamma è buono oppure no, già appena apri la porta. Va benissimo, quindi iniziamo con il numero 1, l'olfato. Disordine, ma praticamente tutto il giorno che
non mi fermo. Quindi a volte è un po' complesso, ma è tutto pulito e igienizzato, ovviamente. Praticamente quello che farò è molto semplice. Io ho delle piccole boccette di liquido diverse, una fra loro. E in ognuna di queste boccettine c'è un odore, una sostanza che ha un odore o un profumo molto particolare e facile da riconoscere. Bene? Quindi non si dovrebbe fare benissimo. Quindi le chiedo se per caso ha avuto qualche raffreddore o se in questo momento ha qualche allergia che potrebbe falsare i risultati. No, benissimo. Molto questo odore, mi piace anche berlo. Bravissimo, odore il caffè. Prendiamo un altro. Questo invece. Sicuro che l'odore che sente. Tipo a cioccolato. Ok. Andiamo con la prezzina. Non imbrogliare, non leggere. Non leggere l'adesivo perché qua è l'unico che perde se tu si imbrogli, quindi. Andiamo con l'ultimo per oggi, per questa prova. Sì, più o meno. Non sono olori molto simili, la vaniglia, il cocco. Insomma, ci stiamo. Allora, a continuazione, quello che faremo è un bel gruppetto tenervi creatici, ok? Faremo in questo momento il numero 2, 3, 4 e 6. Praticamente andiamo a controllare la pista. Ok? La pista che è il numero 2. E poi andremo a controllare il nervo oculomotore, il nervo trocleare, il nervo adducente, che praticamente ha a che fare soprattutto con il movimento degli occhi, la coordinazione, no? L'accoordinamento dei movimenti degli occhi, il bulbo oculare. In sintesi, le pupille e ovviamente i nostri occhi sono quelli che inviano gli impulsi visivi al nostro cervello e anche il suo movimento, come li muoviamo, è molto importante, indicativo di probabile malattie o di funzioni anche ormonali. Quindi andiamo a controllarli tutti, questo è un bel gruppetto. E
che hanno tutto a che fare con la vista. Benissimo, o con gli occhi, così è più chiaro. Benissimo, allora, la prima cosa che andiamo a fare a questo punto, allora, ti chiederò di non muovere nel collo, nella testa, va bene, devi muovere soltanto i tuoi occhi, perfetto, quindi testa ferma, collo fermo, assolutamente fermi, va bene, ok. Il mio naso, va bene? Cosa ho? Ho un punto nero? Oh, mi scuso, dopo le dico alla segretaria di togliermelo, grazie per notarlo. Ok, guarda qua dritto al mio naso, e quindi non muovere la testa, non muovere il collo, e quello che ti farò è dirmi quando la luce appare nel tuo campo visivo. Benissimo. Adesso non la vedi. La vedi. Molto bene. Adesso. La inizi a vedere. Adesso. La vedi. Molto bene. Non la vedi. Molto bene. Non la vedi. La stai vedendo? No. Adesso la vedi. Molto bene, adesso la vedi. Molto bene. Adesso invece farai il contrario. Sempre guarderai dritto qua al mio naso. E dimmi quando scompare del tuo campo visivo del tutto la lucetta, va bene? Quindi, qua, guarda qua, non muovere il collo, non muovere la testa, quindi fermo, guarda qua, e il mio naso, molto bene, la vedi, non la vedi più, molto bene. Adesso invece copriamo un occhio, molto bene, e vediamo se le tue pupille reagiscono alla luce come dovrebbero. Io mi avvicino. Piano piano, adesso lontano, adesso mi avvicino piano, molto bene, adesso vado dietro, molto bene, adesso copriamo l'altro occhio, mi vedi bene? Mi avvicino pian piano con la luce, piano piano, pian piano, adesso lontano, un po' più lontano, la faccio scomparire, adesso copriamo sempre un occhio, molto bene, dimmi quante dita vedi qua, adesso qua, invece qua, qui e qui, e per finire qui. Perfetto, adesso proviamo con l'altro occhio, mi vedi bene?
Allora dimmi quante dita vedi qua. Molto bene. Invece qua. Adesso invece ti invito, guarda il mio dito, sempre ricordo, non devi muovere il collo, non devi muovere la testa, va bene, solo con gli occhi. Allora, segui il mio dito, non perderlo di vista, seguilo, 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 segui il mio dito, seguilo, non perderlo, seguilo, 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 seguilo. Continuiamo con le schede. Molto bene. Adesso andiamo con il nervo numero 5. Che è quello della masticazione o della nostra mandibola. Ma mi segui fino qua? Si tratta del nervo trigemino, ok? E comprende la mandibola, anche parte dell'olfatto, ma che già abbiamo lavorato su quello, ok? Il nervo mascellare e mandibolare. Insieme questi forniscono la sensazione o il potere della masticazione e quindi anche il movimento della nostra mascella, della nostra lingua, eccetera, eccetera. Quindi quello che andiamo a vedere in questo momento, anzitutto fammi vedere la tua gola e per quello ti chiederò di aprire grande, grande la bocca e dire "ah" con la lingua. Il più che puoi, va bene? Ok, quindi apri la bocca. Molto bene, fammi controllare la gola, gli amigdali, le papille gustative, se non sei arrossato per nessun motivo, anche perché mi hai detto che a volte soffri di allergie, non in questo periodo. Sembra tutto a posto. Adesso quello che ti chiederò è di fare i seguenti movimenti. Allora faremo come se dovessi darmi un bacino. Adesso apri grande. A O I E O. Molto molto bene. Adesso lingua fuori, è il più che puoi. Adesso fa questo. Lo sai fare? Adesso questo. È dall'altro lato. Molto bene. No, no, non è niente di speciale riuscirci. È una questione di caratteri dominanti o recessivi.
no, di temperamento. Quindi c'è chi ci riesce, c'è chi non ci riesce, ma non c'entra niente, non vuol dire niente. Ok, molto bene. Benissimo. Ok. Allora, andiamo sempre, già che ci siamo, sempre visto che siamo nella bocca, a controllare il verbo numero 9, che è quello della degustazione, salivazione, sensazione orale, insomma. Ok? Perfetto. Quindi, quello che faremo è molto simile alla prova che ti ho fatto per l'olfatto, cioè questa volta ho delle boccette con le contagocce. Io ti darò una goccetta nella lingua, sono dei sapori ben precisi, quindi sicuramente non avrai difficoltà. Questa goccetta qua, che sapore ha? Molto dolce, tipo lo zucchero, giusto? Invece questa molto bene, andiamo con l'ultimo. Un'altra goccetta. Bene. Che non avresti avuto nessuna complicanza. Adesso andiamo col nervo vestibolo biliare, ok? Anche l'estato acustico, la parte vestibolare. Praticamente andiamo a studiare l'udito. L'equilibrio e praticamente sarebbe il nervo numero 8. Va bene? Ok, per questo, per come prima cosa voglio chiederti in questa prova di girarti, darmi a me la schiena e ti spiego. Io farò dei piccoli rumorini o suoni specifici, molto molto sottili, e in ognuno dei tuoi orecchi. Cioè, mi avvicinerò al tuo dito e tu dovrai alzare la mano dipendendo in che udito
quando senti il più piccolo dei rumori o dei suoni, giusto? Allora, direi di controllare. Allora, è il nervo numero 7 che è praticamente l'espressione facciale, anche la nostra sensibilità nel viso, ok? Quindi che faremo per controllare il nervo settimo? È molto semplice. Cioè, c'ho qua due tipi di conto fiocco. Questo un po' più peloso, vedi? Ti faccio sentire, ok? Invece questo è il cotton fiocco normale, quello che trovi al supermercato, che è un po' più duretto, ok? Guarda, allora devo dire che hanno una leggerissima, quando li passi per il viso, ma se presti attenzione e la tua sensibilità facciale funziona come dovrebbe, sentirai comunque quella leggerissima differenza e riuscirai a capire che il cotton fioco sto passando per il tuo viso. Hai capito? Molto bene. Allora, ti chiederò di chiudere gli occhi e mo mi dici che cotton fioco sto passando per il tuo viso. Va bene? Ok. Chiudi gli occhi, non imbrogliare, te l'ho detto, qua è l'unico che perde, sei tu. Quindi, chiudi gli occhi, benissimo. Adesso vado con il primo cotton fioco e dimmi quale sto usando. Ok, molto bene, quello normale. Adesso, quale sto usando? Molto bene, quello pelosetto, che in realtà è tipo giapponese. Ok, richiudi gli occhi. Quale sto usando? Sempre quello giapponese. Richiudi gli occhi, per favore. Molto bene.
sempre il peloso. Benissimo. Chiudi gli occhi. Quale ho usato? Molto molto bene. Uno. Benissimo, direi che va molto bene. Adesso farò dei piccoli colpetti in determinate zone del tuo viso che devono causare dei riflessi. Ok? No, non farà male. Mi manca soltanto la prova più importante di questo caso, che è sempre referente all'udito, che le abbiamo già fatte, ma ho lasciato per ultimo la prova dell'equilibrio, che è molto importante, soprattutto se andrai a lavorare nei posti molto alti. Facciamo una prova molto semplice e rapida. Ok? Stessa prova che ti farebbe un poliziotto se ti trova magari ubriaco o hai il dubbio che tu possa essere ubriaco mentre guidi. Quindi ti chiederò di metterti in piedi e sollevare una delle tue gambe e allargare le tue braccia di questa maniera e fare quella che è su e solleva l'altra gamba e fai 2 sentito qualche sensazione di perdere male le gambe, i muscoli della gamba vuol dire che sei molto sedentario, ma non c'entra quel tuo equilibrio. Quindi direi che va benissimo. Allora, per ultimo andiamo a studiare il nervo numero 11. Va bene? Che è la levazione della spalla, il movimento della testa, anche molto importante per quello che farai. Perché anche queste, se funzionano male, potrebbero farti perdere l'equilibrio, non solo l'udito. Quindi vediamo come vanno le tue spalle. Quindi farai questo. Su. Giriamo totalmente la testa da questo lato, ok? Senza muovere le spalle, fermo, il corpo deve essere fermo, muoverai solo la tua testa. Benissimo, vai. Totalmente da questo lato, il più che puoi. Mantieni la posizione. Adesso dall'altro lato, il più che puoi senza muovere il corpo. Vai, mantieni la posizione per
Adesso Sì. e mantieni la posizione della testa all'insù. Questa maniera. E facciamo uno da questo lato e due qua e tre e quattro. Fallo. Benissimo. Adesso rifammi una prova della gamba all'insù. Uno, due, tre, quattro. Abbassa, cambia la gamba. Uno, due, tre, quattro. Perfetto. Perdita d'equilibrio, sensazione di vertigine o di svenimento. Niente. Molto bene. Posso dire che sei totalmente in forma, quindi sei promosso, tutto va benissimo e i tuoi nervi grafici funzionano alla grande, quindi il tuo referto ti lascerà fuori la segretaria e posso dire che la tua valutazione è ottima, la sienna sarà molto contenta fisicamente e tutto. È stato un vero piacere stare qui con te oggi.